c'è una questione su tutte, e io l'ho detto, la questione Bibbiano. A me continuano a chiedere tutti i giornalisti: ma non ti vergogni a esserti messa la maglia di Bibbiano? Ma mi devo vergognare io a chiedere giustizia su Bibbiano? E non si deve vergognare chi si è voltato dall'altra parte e non ha denunciato quello che succedeva nello scopo? Mi devo vergognare io? Noi vogliamo la verità, perché l'ho ripetuto e lo dirò sempre, anche fosse, e non è questo il caso, perché abbiamo sentito tutti gli audio, abbiamo sentito tutti quello che è successo, anche fosse solo un caso, dire che un bambino portato via illegittimamente ai genitori è un semplice raffreddore, è una porcheria di cui tutti dovrebbero vergognarsi, e dovevamo prendere le distanze la sinistra da queste affermazioni. Però si è fatta alla fine una commissione in cui l'abbiamo chiesta noi la commissione, loro ce la sono fatta, si sono auto fra virgolette processati, autoassolti, dicendo che eravamo noi pazzi. Ma io vi dico una cosa: all'inizio del 2018 il gruppo della Lega, quando è uscito l'inchiesta di Veleno, ha chiesto alla regione: scusate, ma non è che, cioè, ora è tutto controllato, non è che possono esserci le stesse persone che 20 anni fa hanno fatto quello che tutti sappiamo, che è uscito con questa inchiesta a Modena? La risposta è stata molto veloce: no, non vi preoccupate, appunto, hanno derubricato lì. Io questo condanno, perché non tutto il Partito Democratico sapeva cosa succedeva a Bibbiano, però che quando noi gli abbiamo chiesto di controllare sul territorio se poteva esserci il rischio che qualcosa che era successo 20 anni fa potesse risuccedere, sono stati zitti e hanno fatto finta di niente. Non è che hanno aperto lì una commissione di inchiesta, l'hanno fatta poi quando l'abbiamo chiesta noi, per cercare di dire: siamo noi quelli bravi e andiamo a controllare noi, per in realtà non controllare niente. Per cui questa sarà una delle prime cose che facciamo, perché dobbiamo dare giustizia a quei bambini e a quelle mamme. Io mi vergogno di stare in una regione che non risponde per quello che è successo, perché non accada mai più.